ragazzi e ben ritrovati. Siamo ancora allo stand di Wico con un dispositivo veramente molto 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 interessante. Trattasi di Highway Pur 4G. Abbiamo un dispositivo veramente molto sottile, addirittura 5,1 mm di spessore. Provo a mostrarvelo. Si tiene veramente benissimo in mano. Le dimensioni sono di 141,9 mm, 68,1 mm di larghezza e 5,1 mm di spessore, appunto come ho già detto prima. Tecnologia 4G, quindi avremo la connettività LTE a bordo di questo dispositivo. Abbiamo purtroppo Android 4.4.4 KitKat, anche se ci hanno già detto che sicuramente verrà aggiornato Lollipop e c'è una buona probabilità che esca addirittura con Lollipop già a bordo. Vi mostro l'estetica di questo dispositivo. La sottilezza di questo dispositivo permette di avere una batteria di soli 2000 mAh, quindi sarà veramente da testare, perché esteticamente è accattivante, veramente molto 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 bello, però non mi convince questa 2000 mAh, non so quanto possa durare una batteria con questo amperaggio. Per quanto riguarda il peso, è soli 98 grammi, quindi un peso veramente irrisorio, si tiene in mano benissimo. Il display è un 4.8 pollici, tecnologia AMOLED, coperto da un Corning Gorilla's Glass 3 ed è un HD, quindi 1280x720 pixel, con una densità di 306 ppi. Fotocamera posteriore da 8 megapixel e anteriore da 5 megapixel. Per quanto riguarda il processore, abbiamo uno Snapdragon 410 quad core da 1.2 GHz. Le colorazioni disponibili sono, oltre a questo profilo azzurrino, anche un profilo nero e un profilo dorato, sembrerebbe grigino, e poi abbiamo la colorazione bianca che ci è appena stata rubata, quindi ve la mostreremo così in video, ma sicuramente la più interessante è questo azzurrino. Bene, penso di aver detto tutto per questo Highway Pure 4G. A presto, ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio High Tech.